Ciao a tutti, benvenuti nel mio bunker. Ragazzi, io sono Fox e forse, ragazzi, forse finalmente sto arrivando a buon punto con i miei lavori di ristrutturazione, di trasferimento. Comunque, per ora sapete già, perché ve l'ho già detto nei passati video, ragazzi, sono super incasinato. Però siamo arrivati a un punto quasi finale. Ancora ci vorrà, però ragazzi, il di più è stato fatto. Ragazzi, con oggi io vi voglio lanciare una serie di video che arriveranno. Rispondo alle vostre domande trovate sui vari social. Se non lo sai, io sono anche su TikTok, sono anche su Facebook con il profilo ufficiale. E lì leggo tantissime vostre domande. Posso installare un inverter 48 volt con delle batterie 12 volt? E da qui nasce un video. Posso ricaricare l'auto elettrica con le batterie? Posso ricaricare lo scooter elettrico col pannello solare fotovoltaico? Ho un monopattino elettrico, posso collegarlo con le batterie d'accumulo dell'impianto fotovoltaico? Esempio, ragazzi. Oggi, per iniziare, andremo a parlare di automotive elettrica. Come sapete, nel mio canale, ragazzi, ad oggi ci sono oltre 1.000, 1.300 forse video, tutti inerenti alla tecnologia, ok? Tanta fatica, ragazzi. Se non li avete visti, vai, clicca sul canale, ragazzi, andate a scoprire tutti i miei contenuti. Allora, posso ricaricare l'auto elettrica col fotovoltaico? Bene, questa, ragazzi, è la domanda di oggi. Posso ricaricare l'auto elettrica con il fotovoltaico? Ma certo che sì. Cioè, ragazzi, la libertà individuale, ok, nel produrre energia e nel consumarla, è anche questo. Ti spiego anche come fare. Tutti hanno l'impianto fotovoltaico, o quasi tutti. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ragazzi, grandi record per l'Italia per le installazioni dei nuovi impianti fotovoltaici. Però, ragazzi, qui potremmo anche parlare di determinati fattori inerenti alla scelta politica di questi impianti fotovoltaici. Mi spiego meglio, veloce, ragazzi. Secondo voi, perché stanno lanciando tantissimo impianti, installazioni in grid e non off grid? Sai qual è la differenza? Sì o no? Se non la sai, te la dico subito. In grid vuol dire connesso alla rete elettrica esterna, cioè ciò che tu produci, i tuoi pannelli acquistati da te con o senza bonus, che cosa fanno? Alimentano sì la tua casa, ok? Ma il surplus in più va fuori, ok? Fuori dove? Nella rete elettrica nazionale, cioè il tuo vicino, i palazzi accanto utilizzeranno la tua energia elettrica per alimentare i loro utilizzatori, e loro pagheranno quell'energia tua che tu vai a produrre. Però con la sola differenza, ragazzi, che a te te la pagano a tot, per esempio a 15 centesimi a kilowattora, loro la pagheranno all'ente distributore energetico, per esempio 0,40 centesimi al kilowattora. Ora, la furbata è questa. L'ente nazionale sta vedendo che davvero i consumi nazionali stanno aumentando a dismisura,
vedi le auto elettriche, vedi i climatizzatori in tutte le case, non uno, due, tre, quattro per appartamento, e vedi la qualsiasi che oggi funziona con l'elettricità. Perciò per far fronte a questo stanno lanciando queste iniziative, impianti fotovoltaici connessi in rete, così tu da casa tua avrai una micro centrale di produzione energetica. Per loro non ci saranno costi. Perché? Perché sarà tutto a carico tuo. O meglio, se hai fatto il bonus, ha pagato sempre lo Stato in quella parte. Successivamente, ovviamente, per ogni problema, se almeno che non hai garanzie, non hai assicurazioni, dovrai tu provvedere alla manutenzione. La responsabilità è sempre sotto la tua persona o del tuo, ovviamente, installatore. Gli impianti off-grid invece, ragazzi, sono quegli impianti distaccati dalla rete, come il mio. Io produco, io consumo. Ciò che non consumo, accumulo, lo tengo da parte. Quando mi servirà, ce l'avrò. Così facendo, ragazzi, io non vendo nulla a quattro spicci, perché ti danno quattro spicci. Ovviamente loro ci devono pur guadagnare. Però non vendo nulla a quattro spicci. Però ragazzi, sappiate una cosa, chi ha l'impianto in grid di notte e non ha l'accumulo deve alimentare casa. Perciò acquista energia elettrica dall'ente fornitore energetico e l'acquista a caro prezzo, ok? Perciò loro te la pagano a 0,15, quella che tu vendi. Quando lo acquisti, per esempio, a 0,40, cioè, dov'è la convenienza? Ma ne stanno facendo tantissimi, ragazzi. Ok, meglio di niente, qualche risparmio in bolletta c'è, perché ci sarà risparmio in bolletta, anche perché di giorno, se tu ti sai dilazionare i consumi, per esempio, ricaricare l'auto elettrica di giorno, quando hai il picco massimo di produzione, tu hai ricaricato l'auto elettrica con il sole. Con il sole senza pagargli i kilowattora all'ente fornitore energetico. Perciò, ritornando alla domanda, sì, si può ricaricare l'auto elettrica con il fotovoltaico. Ci sono in commercio, e ti lascio sotto in descrizione qualche esempio, degli aggeggi tecnologici che sono, per esempio, così rettangolari, hanno un display dove ti indica la percentuale di ricarica, e poi hanno un cavo elettrico, ok? E un bocchettone, una presa. Perché, ragazzi, è vero, l'auto elettrica si può ricaricare sul fast charge a varie tensioni per la ricarica. Più è alta la tensione, più è bassa la corrente, e ragazzi, più è veloce la ricarica. Però tutte le auto elettriche si possono ricaricare anche con la 230 volt standard, perciò la tensione di casa con una normale presa asciugo, o in alternativa con questo aggeggio. Io me lo installo nel mio impianto, fase neutro e filo di terra, ok? Collegato con l'inverter, perché poi c'è l'inverter connesso all'impianto fotovoltaico. Connesso a questo, io connetto il cavo di ricarica dell'auto. Ragazzi, io mi sto ricaricando l'auto. Però, ragazzi, ovviamente, ripeto, di giorno, di notte, a meno che non hai un grosso gruppo di accumulo, e su questo ne possiamo anche discutere, andrai a pagare tanti, tanti, tanti euro. Queste sono comunque delle wall station di ricarica con tensione di uscita 230 volt, e poi in base al modello varia la corrente. Più è alta la corrente, più è veloce la ricarica. Però ragazzi, queste power station di ricarica delle auto non sono fast charger, cioè non sono veloci. Di solito in un appartamento chi ha queste prese di ricarica la lascia, per esempio, 4, 5, 6 ore, 7 ore a caricare lentamente, ma ricarica
ricarica, anche perché, ripeto, l'energia proviene dall'impianto fotovoltaico. Ragazzi, per questo video è tutto. È stato un video un po' così, per farti capire, per capire anche se a te piacciono questi video. Scrivimelo sotto e ciao ragazzi, e al prossimo